Quello che sta succedendo alla Fiat è il tentativo esplicito da parte dell'azienda di cacciare fuori la Fiat dallo stabilimento. Cacciare fuori la Fiat dallo stabilimento perché lo ritiene incompatibile rispetto a quella che è l'idea di Marchionne di funzionamento dell'impresa. È un'idea che assomiglia a quella delle relazioni sociali degli Stati Uniti, che per l'appunto prevede che o il sindacato è firmatario e quindi accetta le condizioni dell'impresa o altrimenti non ha più agibilità sindacale. Siamo di fronte ad un fatto incostituzionale, palesemente incostituzionale, che va oltre una vicenda di natura sindacale e che serve alla Fiat anche a coprire le evidenti scelte che ha compiuto nel corso di questi anni che spostano la produzione dall'Italia ad altri paesi. Come dire, la famiglia ad un certo punto si è ritirata, la famiglia Agnelli, perché tutti si dimenticano che la proprietà è della famiglia Agnelli, che ha una sua società che si chiama Exor, che ha ripreso con le attività finanziarie e immobiliari. Dopodiché ha dato una cambiale in bianco all'amministratore delegato per fare l'operazione che sta facendo con la Chrysler. Non a caso Marchionne ha detto che conclusa l'operazione con la Chrysler, lui, missione compiuta, passerà ad altro. Quindi la questione che si è aperta è una questione, insisto, che assume un valore di carattere generale in questo Paese, che riguarda non più solo una vicenda sindacale, ma riguarda il fatto se ancora esiste nel nostro Paese una dimensione rispetto alla democrazia e alla dignità del lavoro che era rappresentata ed è rappresentata dalla Costituzione, che oggi la Fiat sta semplicemente stracciando. Questa a mio avviso una riflessione su questo. Ha detto che noi ci troviamo a fare i conti con un governo che ha confermato l'articolo 8, che è un articolo che è stato fatto per la Fiat, che distrugge i contratti nazionali. Questo governo ha confermato quella scelta con una norma nelle misure prese negli ultimi giorni, dove per il settore ferroviario, visto che ci sono adesso diverse aziende che operano nel ferroviario, c'è scritto che non è obbligatorio applicare il contratto nazionale. Qui siamo di fronte ad un processo che elimina i contratti nazionali e assume la linea Fiat come una linea generale. Grazie. Basta. Grazie Gianni Rinaldini.